Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Sopra la pelle la bronzatura, sento il vento che mi parla di te, sento forte, forte il cuore. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite una cantatrice, Verena Sambo. E a questo punto la domanda più semplice in questo momento che ti faremo è: se ti devi iscrivere, come ti descriveresti per chi ti ascolta e non ti conosce? Beh, sicuramente energica, con molta voglia di fare, creativa, perché credo che ho una grande creatività, visto che comunque le scene le ho progettate io insieme al videomaker, e quindi mi metto in gioco e questo, insomma. E a questo punto parliamo intanto dell'ultimo lavoro, che l'ultimo al videoclip. In questo caso parliamo del videoclip Fuego non capisco perché. Come nasce questa canzone? Da cosa hai tratto ispirazione? Sì, allora questa canzone nasce insieme a Giovanni Gala, non l'ho scritta solo io, l'ha scritta anche Giovanni Gala, cantautore, e appunto parla della storia di una mia amica che ha vissuto questa storia passionale con un ragazzo, e solamente che si stanno lasciando perché questa storia non sta più andando avanti. Sta prendendo una piega sbagliata e quindi loro si stanno lasciando e solo il tempo può cambiare le cose, ecco. E come nasce questo videoclip? La cosa vi siete ispirati, tenendo presente che fa riferimento comunque al testo della canzone un po'? Videoclip, mi sono ispirata a comunque un ambiente dove ci poteva essere dell'acqua. Inizialmente volevamo farlo al mare, poi l'abbiamo girato in piscina e cosa posso dire? L'abbiamo girato in piscina e quindi di conseguenza ci sono state delle comparse, un ragazzo che ha fatto la scena dell'uomo, quindi del compagno in questo caso della mia amica, e lui ha fatto la parte dell'uomo, che questo, insomma. Qual è stata la sensazione poi di trovarsi davanti alla telecamera e cantare, mettere in scena questa la canzone? Che sensazione hai provato? Ma in realtà mi sentivo molto a mio agio perché il videomaker era comunque un mio amico e sono riuscita a esprimermi al meglio e sono molto contenta di come è andata. Quindi poi lui è anche un bravo videomaker alle prime armi, però davvero molto bravo, Federico Galeazzi. E quindi è stato molto bello anche collaborare con le ragazze che hanno ballato che si vedono nel video e anche con il ragazzo. A questo punto, oltre a questo singolo, poi è uscito già un nuovo singolo che è Singapore. Come nasce questo brano? E anche in questo caso, dove hai tratto ispirazione? Come è voluto? Come è cresciuto questa canzone poi? Allora, Singapore non l'ho scritta io. L'ha scritto Sabrina Skinaia e parla di una storia, sempre d'amore, nata a Singapore. E i due, tornando nella propria casa, nel proprio paese, sentono la mancanza dei giorni trascorsi a Singapore.
e anche loro non sentono più quella bella voglia di vivere, l'energia, questo, ecco. Qual è stata la sensazione che hai provato quando qui hai inciso, ti sei presentato la prima volta al microfono della sala di registrazione, quando poi hai inciso il tuo brano e l'hai riascoltato e l'hai fatto ascoltare? Qual è vedendo le loro facce, la tua sensazione che hai provato? Le facce del mio produttore, delle persone che erano in sala o anche delle persone che hanno ascoltato il. Chi hanno ascoltato, i produttori, amici, colleghi, tutti quelli che hanno ascoltato, qual è la tua immagine che ti riporti dentro alla prima sensazione che loro hanno fatto la faccia, ma soprattutto che sensazione hai provato te? Allora, sicuramente. Sono rimasti un po' a bocca aperta perché io mi reputo anche una persona un po' in un certo senso introversa, un po' timida e quindi in studio registrazione ho dato proprio il meglio, ho tirato fuori anche un altro lato di me, l'energia, la passione, diciamo, se si può chiamare così, che c'è in fuego. E le persone sono state davvero molto contente di questo inedito e infatti sta avendo un buonissimo riscontro sia il video su YouTube e anche su Spotify la canzone, quindi l'ascoltano sempre, poi ogni tanto quando mi vedono i miei amici mi fanno delle battute, fuego, fuego, così, quindi è bello. E a questo punto hai iniziato presto a suonare, a vivere la musica. Nel tempo, com'è cambiata la tua immagine che hai della musica, secondo te? Allora, posso dire che adesso siamo un po', ci sono delle persone che stanno creando un progetto per me, io sono un po', alle prime armi. Si sta realizzando tutto adesso, con calma, quindi, posso dire che sono agli inizi e sicuramente c'è tanto altro lavoro da fare e quindi non so dirti. Non so come mi potrei vedere in futuro, bisogna solo scoprirlo vivendo, ecco. Invece il primo consiglio che ti è stato dato e poi adesso te lo stai portando dietro perché in fondo è un consiglio che ti sta facendo anche crescere artisticamente. Consiglio, beh, di fare le scelte giuste, con le persone giuste. E comunque di credere in me, nel mio talento e in quello che sto facendo. E c'è qualche artista in cui ti ispiri o comunque ascoltandolo nel tempo ti accorgi che in fondo tenti un pochettino ti fa parte anche della tua vita musicale? Allora, a me piace molto Michele Bravi, anche melodicamente mi arriva molto, e poi soprattutto per i testi. Hai cantato dal vivo ultimamente oppure c'è stato un momento dal vivo? Qual è la sensazione di salire sul palco e avere davanti un pubblico che è lì per te, che vuole ascoltarti e si emoziona, ti mette quell'energia che poi tu sul palco la senti, a volte non lo vedi perché a volte c'hai pure le luci sontro, però cioè, senti quella energia che ti mandano e tu come la vivi quella sensazione? Beh, allora, quando salgo sul palco c'è sempre un po' quell'adrenalina, no? Quella paura, tra virgolette. Quindi canto, non penso, poi mi vivo il momento e quando ho finito sento che sto bene, no? Quindi le persone vengono a me, mi fanno i complimenti e quindi credo che sia la cosa più bella alla fine arrivare a casa con
con tutte queste persone che ti vogliono bene, che condividono quello che fai. Ci sarebbe un palco dove ti piacerebbe salire oggi, accanto con un artista, 2 ettari con quest'artista? Con quale artista vorresti fare, oltre a quello che hai già citato? Allora, beh, il palco di Sanremo sicuramente. Con che artista? Mi piace anche molto Elisa, come persona anche soprattutto. Nell'area. Sia Ah sì, no, dimmi, dimmi, ti ascolto. come persona mi piace che anche ovviamente per quello che fa lei come artista, il suo lavoro. Preferisci più cantare in italiano oppure in inglese? E soprattutto, quando crei o scrivi un testo, è più facile scriverlo in italiano o in inglese? Allora, preferisco in italiano perché è la mia lingua madre, quindi italiano e anche perché posso esprimermi di più. E testi inglesi, come ripeto, Singapore è stato scritto da Sabrina, quindi. Io non posso ancora sapere com'è scrivere in inglese. Comunque, meglio italiano, secondo me. A questo punto, progetti futuri, oltre a promuovere questo disco, questo singolo, secondo te, poi ci saranno altri brani, ma per raggiungere un disco in formato fisico, oppure rimarrà tutto sempre comunque digitale? Allora, ci sono sì molti programmi in futuro, solamente non si può dire bene con certezza, quindi tante cose belle e importanti e con delle persone molto importanti nell'ambito dello spettacolo e della musica e non posso dire di più. Quindi questo. L'altra domanda che mi hanno fatto, me la sono persa. Il formato sarà, tenendo presente che ormai il mondo è digitalizzato, secondo te la formato fisico può essere un vantaggio o uno svantaggio, oppure soltanto il digitale può essere un vantaggio o uno svantaggio per l'artista, secondo te? Secondo me, allora, c'è da cogliere da tutti e due, sicuramente fisicamente è la cosa migliore. Adesso che abbiamo il digitale e tutto quanto, credo che sia giusto anche sfruttare queste possibilità. È molto sintetica nelle risposte, quindi ci fa piacere, ma quindi a questo punto ci diamo appuntamento per i prossimi brani, perché ci piacerebbe che ci racconti tutto il tuo percorso artistico, e noi saremo a questo punto fan, tuoi fan, per ascoltarti. Su Instagram Verena-Sambo, Facebook Verena Sambo, Verena staccato Sambo e adesso sto iniziando anche con la piattaforma di TikTok, quindi Verena Sambo tutto attaccato. E Spotify, bene, E Nasa. Spotify soprattutto Verena Sambo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. L'abbronzatura, sento il vento che mi parla di te, sento forte, forte il cuore.